Benvenuti ragazzi sul canale di Giochi Next Gen, siamo tornati qui oggi con un nuovo episodio di The Division. Ok ragazzi, allora oggi vi porto un video diverso da quelli che vi porto di solito, diverso nel senso che questo video non è fatto, non è registrato in diretta, ma io ho registrato semplicemente i gameplay e ora andrò a commentare con voi il video. Questo perché? Perché io gioco a The Division con i miei compagni di squadra generalmente la sera tardi, anche oltre la mezzanotte. Quindi il problema è che a quell'ora non posso registrare perché c'è la mia famiglia che dorme. Quindi vi volevo però far vedere una delle tantissime missioni principali che ci sono in questo gioco, giocata in coop. E il video ve lo dividerò in due parti perché portarlo in una singola parte era molto lungo, perché ragazzi le missioni principali di The Division sono veramente lunghissime. Ok ragazzi, allora andiamo subito a partire col video. Eccolo qui. Vedete, la missione si chiama Accademia di Polizia. Il livello suggerito, vedete, missione livello 16, quello sarebbe il livello minimo suggerito. Io ero ancora di livello 12, quindi non avevo il livello 16. E qui ragazzi, l'audio purtroppo non lo sentirete perché quando ho registrato avevo le cuffie, essendo appunto di notte, quindi l'audio è stato registrato nella cuffia e nel gatto, qualsiasi scheda dell'acquisizione non registrano l'audio in cuffia, tranne se non si mette esternamente e io non potevo farlo perché appunto c'era mio fratello nella stanza che dormiva. Quindi poi magari vi metto una canzone di sottofondo. L'importante insomma è che vedete però le immagini. Ok ragazzi, allora qui eravamo io e il mio compagno che vedete avanti, si chiama Evie George. Abbiamo cercato qualche altra persona con il matchmaking. C'è capitato un altro compagno casuale che ora non ricordo il nome. Ah, eccolo, Loki Doki. Vedete sotto, quelli sono i miei due compagni di squadra. E quindi abbiamo affrontato questa missione principale in tre, che si chiama appunto Accademia di Polizia. Allora, là sopra ragazzi potete vedere l'obiettivo, 14 metri, metti in sicurezza il garage. Mentre vedete le immagini del video, gameplay, io vi volevo un po' parlare di questo gioco, ora che ci ho giocato abbastanza, perché in questi giorni ragazzi ho veramente giocato parecchie ore a The Division. Qui abbiamo nel frattempo completato il primo obiettivo e qui siamo nell'ascensore per andare verso, vedete c'è scritto per l'uso dell'Accademia di Polizia, che è il secondo obiettivo. Perché ragazzi, le missioni principali non è che fai la missione e è completato, no, sono suddivise in tante altre missioni, tra virgolette, secondarie, contenute tutte all'interno della missione che poi diventa la missione principale. Allora ragazzi, io dopo aver fatto un bel po' di esperienza, un bel po' di ore di gioco su The Division, vi posso dire che questo è veramente un titolo massiccio. Qui nel frattempo vedete che ci stanno aspettando, avete la possibilità con R1 di mandare una specie di sonar che vi fa vedere chi c'è, quanti nemici ci sono nella vostra area, e così vi danno un'idea di dove sono e di quanti avversari dovete affrontare. Allora, guardate qui, il mio compagno George è andato a terra e io lo rianimo. Questo capiterà anche a me. Quindi, ragazzi, questo gioco qui è molto molto importante, è fondamentale giocare di squadra. Dovete giocare di squadra, non dovete fare i Rambo della situazione, perché qui non serve. Soprattutto andando avanti, ragazzi, le missioni diventano sempre più difficili, sempre più complesse. Quindi non cercate di fare i solisti, quelli che vanno avanti, che sparano all'impazzata, perché venite trucidati in breve tempo. Anche perché, ragazzi, qui non è fondamentale la connessione o magari l'abilità individuale. In The Division dovete sapere che le cose fondamentali principalmente sono due. Prima di tutto il livello di esperienza ovviamente che ha il vostro personaggio, perché più siete alti di esperienza e più avete accessori, armamentari, equipaggiamento elevato. E la seconda cosa fondamentale è il potenziamento del personaggio, sia come armi da utilizzare e sia come accessori. Quindi ragazzi, guardate qui, in questo caso, vedete, noi abbiamo ucciso i nemici, non andate subito avanti come sta facendo questo ragazzo Loki Doki. Vedete, lui va subito avanti, lui ha, per tutta la missione noterete che avanza, è il primo ad avanzare. Vi consiglio, perché questo non è un gioco soltanto di sparatorie, uccisioni i nemici e basta. No, The Division è molto molto di più. The Division è un gioco nel quale una volta che avete ucciso dei nemici, avete fatto una missione, dovete perlustrare per bene tutta l'area circostante. Quindi non andate di fretta. Questo vale sia per le missioni principali che per quelle secondarie, ok? I nemici, vedete, vi lasciano proiettili, vi lasciano medikit, però se perlustrate l'area potete trovare nascoste nelle varie stanze oggetti molto utili.
Quindi vi parlo di armi molto potenti, corazze, ginocchiere, guanti che vi danno più energia. Per esempio, vedete qui. Allora, guardate, ecco qui. Io, perlustrando, mio amico Giorgio, perlustrando, vedete, ha trovato questo baule, mi ha avvisato. E io, come avete visto, ho trovato un mitragliatore, un SM, che ora lo andrò a selezionare, perché ovviamente, ecco qua, SMG9 convertito, ragazzi, guardate, di livello 12. Questo come l'ho trovato? Perlustrando l'area e non andando subito avanti. Ora qui, ragazzi, vi ho fatto ovviamente dei tagli, nel quale vi ho tolto le scene morte. Ecco, guardate lì quella croce rossa, quello è il nostro compagno che era stato ferito, quasi ucciso, perché è andato avanti da solo. E guardate qui, ragazzi, quanti nemici. Quelli sopra sono i loro livelli, livello 16. Vi consiglio un'altra cosa, di stare attenti ai cecchini, che sono quelli, come vedete lì sopra, se non so se lo vedete lì sopra il cecchino, sono quelli che hanno la luce prima di sparare. Una cosa a cui dovete fare attenzione, non so se avete notato, è che quando vi spostate, vi buttano delle bombe, se c'è il vostro compagno lateralmente, e i poligoni sono ben fatti, quindi non potete attraversare il vostro compagno, ma vi fa da ostacolo. Infatti lì sono stato ucciso, quasi ucciso, perché c'era il mio compagno Giorgio accanto, e quindi non potevo, il mio compagno non poteva ovviamente passarlo, attraversarlo, e quindi sono morto. Quindi fate anche attenzione a come vi disponete nella mappa. Ecco, vedete, in quel caso ci eravamo messi tutti e tre dietro le barricate in una maniera giusta. Qui state vedendo i rifornimenti, altra cosa fondamentale, ragazzi, i rifornimenti. Quando fate una missione principale, tra un checkpoint e l'altro, ricordatevi sempre di andare a vedere dove sono i rifornimenti, perché spesso rimarrete con poche munizioni o addirittura senza munizioni, e quindi è fondamentale, ragazzi. Qui nel frattempo scontro l'avvicinato con il nemico, e quindi, ragazzi, è fondamentale avere sempre le armi cariche al massimo, anche perché per buttare giù questi qui, ragazzi, questi nemici qui, se ne va praticamente un caricatore da 30-40 colpi per buttare giù un solo nemico, quindi non è facilissimo. Ecco, e più andate avanti, io inoltre, ragazzi, ero di livello 12, qui era suggerito il livello 16, quindi ero in una missione di 4 livelli superiori al mio, però avendo altri due compagni ce la si può fare. Allora, un'altra cosa, tutti quelli che mi chiedono, che mi hanno chiesto anche sulla pagina Facebook, in privato, mi hanno chiesto: senti, ma il gioco io lo voglio fare in single player, non lo voglio fare in coop, tu che mi dici? Ragazzi, io vi dico una cosa, questo gioco fatto in single player, a parte che è praticamente impossibile, tipo questa missione qui fatta in single player è impossibile perché i nemici sono troppi, però, ragazzi, non ve lo gustereste, non è la stessa cosa, ragazzi, giocata in single player. Questo gioco dovete farlo in coop. Allora, se voi mi iniziate a dire ma allora non lo compro perché io non ho amici che ci giocano, non vi preoccupate, ragazzi, se non avete amici c'è il matchmaking fatto prima di ogni missione, quindi vi trova comunque almeno uno o due giocatori. Un'altra cosa che dovete sapere è che qui il gruppo può essere composto da massimo 4 persone. Se siete più di 4, la squadra non accetta più nessuno, quindi dovete giocare massimo in 4, non è illimitato. Io sinceramente pensavo, ero convinto che fosse almeno di una decina di persone o anche di più, invece ho scoperto, mio malgrado, che ci si può giocare qui in gruppi massimo da 4 persone. Allora, ragazzi, tornando al gioco in sé per sé, vi dicevo, il single player non rende bello questo gioco. Dovete farlo in coop, quindi non è possibile. Qui vedete nel frattempo i nemici quanto sono forti. Vedete, qui mi sono dovuto curare. Quindi non rende come giocandolo con i compagni. Quindi fatelo con gli amici. Un'altra cosa, ragazzi, prima di andare avanti nelle missioni, ricordatevi di sbloccare dalla base operativa principale i tre dipartimenti. Sono quello tecnologico, quello medico e quello di sicurezza. Sono i tre compartimenti, ragazzi, che dovete sbloccare. Per sbloccarli dovete fare delle missioni. Ora, per quello medico dovete fare la missione che si chiama Ospedale di Madison Square Garden, se non ricordo male. Per fare quello tecnologico c'è un'altra missione, per fare quello di sicurezza c'è un'altra missione, che poi sono, ragazzi, missioni proprio iniziali della storia principale da giocare. Quindi non saltate quelle missioni, ragazzi, perché sennò senza il dipartimento non potete sviluppare alcune abilità. Come vedete, a terra alle volte i miei compagni buttano quella specie di borsoni che poi emanano quel fascio di luce verde.
Quella è un'abilità che si prende grazie al dipartimento medico, che serve appunto a curarsi mentre si è fermi, che è fondamentale per andare avanti e fare le missioni. Oppure c'è la possibilità di piazzare delle torrette che sparano i nemici, quindi vi danno una grandissima mano nell'uccidere gli avversari, soprattutto quelli molto forti, perché ci sono vari livelli. Qui ci sono quelli rossi che sono di livello base, poi ci sono quelli viola che sono più forti e infine ci sono quelli gialli che sono ancora più forti. Quindi ragazzi, mi raccomando, non abbiate fretta nel fare questo gioco qui, perché la fretta è cattiva consigliera. Questo gioco qui dovete farlo con tutta la calma del mondo, anche se le missioni possono essere ripetitive. Ragazzi, fatevi anche le missioni secondarie, vi aiuta tantissimo. Qui ragazzi siamo arrivati in un punto nel quale, vedete, il nemico in fondo ha la barretta di energia 16 gialla. Allora ragazzi, quei nemici sono i più difficili da abbattere, tranne se non siano armi molto potenti. Io le migliori armi che ho trovato qui sono i fucili di precisione, però ovviamente ragazzi sparano un colpo singolo, quindi dovete avere sempre comunque una squadra che vi copra, perché altrimenti venite uccisi subito, perché alcuni nemici vi corrono incontro, quindi non vi danno il tempo di razionalizzare, perché vi arrivano contro, tipo kamikaze per intenderci. Non tutti i nemici rimangono a distanza, quindi ragazzi dovete fare attenzione all'arma che utilizzate. Soprattutto dovete cercare di, se avete una vostra squadra, di specializzarvi ognuno in qualcosa per essere completi quando poi andate ad affrontare le missioni insieme. Prossimamente ragazzi vi porterò una missione sulla Dark Zone, questa famigiata Dark Zone che io ho già visto, e quindi poi vi parlerò in quel video della Dark Zone. Magari la farò sempre in coop con i miei amici, perché anche lì il macello ragazzi, di oltre a nemici molto forti, anche se poi la Dark Zone è divisa sempre a livelli. Ecco ragazzi, questa qui, vedete questa qui, questo fascio di luce, questa è un potenziamento che si ha sviluppando il dipartimento medico. Per sviluppare questi dipartimenti dovete cercare, dopo appunto ogni missione, di raccogliere parti elettroniche o parti di tessuto. Se non le avete queste parti qui, in maniera che non le trovate per terra, potete prendere e raccogliere tutte le armi, tutti gli tutte le corazze, tutto ciò che trovate a terra, e convertirlo in spazzatura premendo L3, tenendo premuto L3. La spazzatura in realtà diventa parti elettroniche o tessuti che vi servono poi per appunto sviluppare questi reparti. Allora vedete, lì c'è a terra il mio compagno, vedete, l'Okidoki, che stava giocando con noi, quindi ora noi gli andremo a dare una mano. Ecco qui, vedete, lavoro di squadra, lui è tornato indietro e l'ho rianimato. Quindi ragazzi, qui dovete giocare molto 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 di squadra, è un gioco tattico. Anche le strategie di come attaccare i nemici, per esempio vedete Heavy George in fondo sta saltando, ma lui è andato lateralmente mentre io e Loki siamo rimasti dietro. Questo perché? Per dare la possibilità a George di fare il giro e di cercare di sorprendere i nemici dalle spalle. Quindi anche queste tattiche alternative sono molto importanti. Qui ragazzi vedete, sono state quasi ucciso, quando vedete questo fascio di luce rossa vuol dire che siete quasi morti. Quindi nel frattempo abbiamo completato l'obiettivo ed ecco qui, vedete, io prima di andare avanti, vedete, cerco di prendere proiettili, medikit, tutto quello che trovo. Ok ragazzi, qui si conclude la prima parte di questo video. Io vi invito come sempre a lasciare un like, a commentare, a condividere. Mi raccomando, scrivetemi dei commenti se anche voi avete dei pareri, qualcosa insomma da dirmi su The Division. Quindi fatemi sapere la vostra. Qui da Angelo Nero 83 è tutto, ci vediamo al prossimo video. Bella!